Sufi, se cerchi il paradiso visita Hagia Sofia, che del paradiso è il cerchio più alto. Questo lo scrive Thursun Beg nel 1453, Thursun Beg è lo storico della conquista, è il biografo di Mehmet II Fatih, il conquistatore, e eh, questo ci porta all'inizio della storia, chiamiamola così, islamica, Uh, di Santa Sofia, che poi è quella alla quale Erdogan si dovrebbe uh, rifare, a quanto pare. Però il problema è che bisogna conoscerla la storia, dovrebbero conoscere anche i capi di Stato, che magari la conoscono ma la mistificano. E c'è una mistificazione, a mio avviso, uh, e questa forse è la prima cosa che da storica di Bisanzio posso dire, all'origine uh, proprio di questa operazione che viene chiamata Uh, la, uh, il, la, la, il ritorno di uh, Santa Sofia Moschea. Ma uh, in realtà Santa Sofia ha una storia diversa proprio anche nel momento della conquista di Costantinopoli nel 1453. Uh, per continuare a citare Tulsum Beg, uh, lui racconta, uh, è bellissimo fra l'altro, dell'estasi, uh, la vera e propria estasi. Uh, mistica uh, di Maometto II nel momento in, in cui visita Santa Sofia, ma prima ancora, prima di questa ascensione alla cupola uh, che gli fa appunto declamare versi di Rumi e, e mh, versi persiani, e lo, lo, lo manda in estasi e gli uh, ispira un rispetto e corrobora la sua. Uh, intenzione di conservazione del monumento, abbiamo proprio un celebre episodio che è quello uh, di secondo uh, che entra a cavallo nel momento proprio del, dell'ingresso dell'esercito uh, dell ottomano a uh, Santa Sofia su un cavallo bianco attraversando fiumi di sangue, arriva dentro, vede un soldato, una, un regolare anatolico, un danizzero con l'ascia che uh, vuole Smantellare il pavimento di marmo eh, di Santa Sofia, gli ferma la mano e gli dice: No, non toccare né questo né nessun altro dei monumenti magnifici di questa città, lascia tutto questo a me. E questo Maometto II farà. Il rispetto di Maometto II in un islam che non è più, fra l'altro questo ce lo dirà Gennaro Gervasio, non è più quello delle origini, che è ancora più inclusivo, ancora più pluralista, ancora più tollerante si era mostrato se pensiamo all'ingresso a Gerusalemme, per esempio, eh, al, al rispetto proprio per le chiese. Ma va detto, gli storici in genere, questa, gli storici della cosiddetta world history, della storia mondiale, che adesso va tanto di moda nel mondo anglosassone, quando parlano di Costantinopoli o di Istanbul, la definiscono come la città conquistata che ha mantenuto più altari consacrati alla religione dei conquistati in tutta la storia. Perché questa è la storia della conquista ed è la storia la quale però, in maniera o erronea o, eh, diciamo, mistificatoria, Uh, Erdogan si rifà nel momento in cui invece ritiene di dovere privare Santa Sofia uh, di questa uh, protezione, di questa mano protettiva della sua identità e della sua storia che fin dall'inizio Mehmet II aveva proteso. E uh, aggiungo un'altra cosa prima di come dire, lasciare lo scambio a Gennaro Gervasio, che ci parlerà probabilmente delle motivazioni. Di Erdogan, ma parlando proprio di storia, di verità storica, perché esiste la verità storica, insomma, e noi, noi non la vediamo tanto espressa in questo periodo, in questa settimana che ci separa dalla notizia eh, della, della nuova eh, consacrazione di, eh, di Santa Sofia al culto eh, islamico. Eh, questa storia spesso davvero viene o misinterpretata o mistificata o semplicemente molto semplicemente non conosciuta e, e vorrei aggiungere che fin dall'inizio santa sofia che tra l'altro ha una doppia dedicazione cioè prima di essere eh, dedicata alla sapienza sofia in greco era stata eh, dedicata al logos eh, cioè al, al verbo eh, ma dove per verbo Logos e per sapienza Sofia ci si riferisce a due categorie che sono principalmente platoniche, che sono quindi condivise, sono sapienza condivisa tra eh, la diciamo, eh, componente pagana che nell'età costantiniana, cioè quella di Costanzo II, in cui avviene la prima fondazione di Santa Sofia, eh, siamo nel IV secolo, eh, era ancora vivace e tutto eh, lo spirito di questa fondazione eh, rientra nello spirito di Costantino che primo imperatore cristiano ma tollerante ehm, diciamo cerca di creare mh, una eh, sorta eh, diciamo di culto ibrido filosofico astratto che possa eh, essere condiviso sia da quella componente pagana ellenica si dovrebbe dire in termini più eh, esatti, pagano, un termine spregiativo, e della componente cristiana raccogliendole in questi concetti che sono sostanzialmente filosofici. Quindi diciamo che una eh, pluralità, eh, una convivenza è fin dall'inizio della concezione di, questa, di questo monumento eh, che, che è stata diciamo, eh, inserita, eh, senza dimenticare il fatto che il monumento è stato aniconico fino almeno al IX secolo, quindi eh, ancora all'età di Giustiniano eh, non c'era nessun elemento eh, diciamo eh, iconico, nessuna immagine, eh, e questo era proprio il cristianesimo primitivo, eh, così come era proprio di un Islam primitivo. Insomma, tutti questi elementi eh, vorrei che cospirassero a dare l'idea di, eh, di quanta falsificazione, vol, deliberata o non, eh, ci sia in questa propaganda del ritorno all'origine eh, dell'impero diciamo, dell ottomano, al ritorno di un, di un concetto puramente islamico. È esattamente il contrario, eh, da un punto di vista storico, quello che sta facendo Erdogan. Eh, prendo un attimo la parola per dire che in realtà, diciamo, la questione, ovviamente, soprattutto come è stata letta in gran parte della stampa dell'opinione pubblica europea, è stata presa come, come eh, diciamo, questione religiosa ed c'è molto poco in realtà di questo. Però, prima di fare riferimenti alla, alla diciamo alla, alla politica interna eh, turca, perché in realtà la decisione dipende dalla è una decisione di politica interna che ha a che fare con una crisi di consenso, non tanto di Erdogan, che in realtà si è abbastanza ripreso dalla crisi di consenso grazie a, a, alla gestione dell'emergenza Covid, che ha parecchi, diciamo, affossato qualche, diciamo, qualche governante autoritario, però altri invece ne ha li ha ripresi o ha creato addirittura direi degli astri, come nel nostro paese, ma non voglio allontanarmi troppo. Però in realtà anche storicamente, diciamo, non solo, appunto come diceva... Silvia, eh, l'Islam ottomano intanto è ben diverso dall'Islam delle origini, che era ovviamente tutt'altro che voglio dire, però ovviamente l'Islam delle origini era anche un Islam di conquista e di conversione, spesso, soprattutto alcuni colleghi che diciamo non hanno molte molto chiare alcune eh, coordinate della storia dal punto di vista islamico. Si legge ancora. Sempre più raramente, però a volte che appunto la conquista di Costantinopoli, il culmine. Non è vero, Costantinopoli è quasi il punto di partenza. In realtà, fino a quel momento, fino alla conquista di Costantinopoli nel 1453, quello che, diciamo, il nascente impero ottomano aveva un pezzetto di Anatolia, tutto il resto si trovava in Europa. Quindi era uno Stato europeo che, dopo, appunto la battaglia di Kosovo quella insomma, diciamo, Che è stata purtroppo alla base anche di non pochi massacri nelle guerre Jugoslavia, In realtà, nel 1453, gli ottomani regnavano su una popolazione che era di gran lunga a maggioranza cristiano-ortodossa. E quindi, chiunque abbia visto, abbia visitato i Balcani sa che se sono state compiute distruzioni di luoghi di fede sono stati compiuti alla fine del XX secolo non certo al momento della conquista cioè nulla era stato toccato, parliamo anche di zone in cui c'è sempre stata una notevole presenza ebraica insomma Salonico, Tessalonica era, era una, delle più, una delle capitali e anche in quel caso nessun tem, nessuna sinagoga era stata toccata e quindi da questo punto di vista è ovvio che la conquista della capitale di quello che rimaneva dell'impero bizantino Pizantino, questo non spetta a dirlo, che era ben poco ed era anche in grande decadenza. Infatti, poi eh, Santa Sofia, Sofia fu prima di tutto investita da importanti lavori di restauro, prima di essere aperta al culto. E mi piace ricordare un'altra cosa, che comunque lo status speciale di questo luogo, di cui chiaramente gli ottomani non, non, certo non ignoravano l'origine. È anche mantenuto dal fatto che in realtà, pur essendo un luogo molto popolare dalle cronache che abbiamo, di fatto, dopo la costruzione della cosiddetta moschea blu su Sultan Hamet all'inizio del 600. Di, lì divenne il centro della vita religiosa, lì si svolgevano quindi Hagia Sofia. Non era più, più diciamo, questa idea dell'islamizzazione, anche questa va presa con le molle perché storicamente il centro, diciamo, il simbolo religioso più importante dell'Islam è un luogo costruito apposta per l'Islam, che è la Moschea Blu, che non è stata costruita sui resti di nessuna uh, chiesa oppure di, diciamo, di sinagoge. Tra l'altro, in quella zona e altrove ci sono appunto non pochi altri. Eh, templi, Quindi, però per saltare eh, poi velocemente eh, al XX secolo, e poi parliamo anche di oggi, in realtà la, la, la famosa decisione di Atatürk nel 1931 di dichiararla museo, pur essendo Atatürk considerato e lo è, insomma, il fondatore, del, insomma, insomma il, il simbolo del nazionalismo turco di, un certo, di quel tipo di. La Laic laicismo alla turca, che in realtà appunto è laicismo autoritario imposto dall'alto e più che altro voglia di rimuovere l'ottomanismo, però in realtà questa decisione del 31 fu avversata dagli stessi nazionalisti che lo supportavano perché per loro chiaramente era un esempio. Diciamo il fatto che Hagia Sofia fosse una moschea era un, è un esempio di orgoglio turco, soprattutto rispetto al principale avversario politico ideologico quasi ontologico della nuova turchia che era chiaramente la grecia essendo comunque costantinopoli una città di impronta greca dove esisteva ancora una, una enorme comunità greca e infatti il fatto che fosse stata dichiarata museo fu vista come una concessione alla grecia dopo la guerra d'indipendenza, ma anche alle potenze coloniali francia e gran bretagna con le quali Ovviamente la Turchia, la nuova Turchia doveva coinvivere, visto che occupavano il resto del Vicino Oriente, e poi anche alle nascenti potenze, sul fatto di, di rassicurarli che l'estremo nazionalismo, il fatto che Ataturco non ci dimentichiamo avesse fondato una dittatura militare più, più che uno Stato moderno, per come lo intendiamo oggi una repubblica moderna, di fatto non, non intendeva, però porsi più nel, contro diciamo, gli stati europei e occidentali, cosa che tra l'altro poi fu anche stata confermata dalla visione alla Nato. E infatti si trova storicamente un continuo riferimento ad Hagia Sofia con una specie di ferita, di vulnus dell'orgoglio nazionalista. E quindi dico, dico nazionalista perché spesso si gioca al fatto che anche ottomanismo religione, però in realtà dopo Atatürk soprattutto, i suoi successori... Ben prima di Erdogan sono stati capaci di recuperare un certo tipo di simboli religiosi e associarli al nazionalismo, cosa che tra l'altro è avvenuta anche in tantissimi. Ragione per, ragion per cui arrivando ad oggi, in realtà più che una questione religiosa è una questione nazionalista e poi magari continuo dopo, quello che è il problema attuale del partito di Erdogan. E diciamo di arginare la perdita di consenso e quindi soltanto appoggiando delle campagne che possono appunto compattare l'opinione pubblica. Perché chi è che in Turchia non vuole definirsi eh, nazionalista? Mentre ci si può definire non religiosi, non ci si può definire non. Nazionalisti e quindi chiaramente questa era una, era una campagna più di nazionalisti che di religiosi. Questo ovviamente bisogna conoscere un po' la società turca moderna, però è anche un, un aspetto che è sfuggito a molti, così come ne, nella, nel, nel, nel programma dell'Act Party pro, eh, di, di Erdogan fin dall'inizio questa questione non era mai stata presa, anzi, è stata più che altro un baluardo di partiti diciamo, nazionalisti i quali lamentavano, eh, diciamo, quasi si lamentavano, col fondatore della, della Repubblica questa decisione. Se non fosse che per gli erdoganisti diciamo, duri e puri, tutte le decisioni di Atatürk sono irreversibili perché altererebbero la natura dello Stato, mentre invece. Il, diciamo, la Corte che ha annullato tra l'altro non era stata una sua tendenza, ma del presidente UNONU dicendo che era illegittima perché Mehmet II Maometto II, il conquistatore, aveva stabilito un WACF, cioè una fondazione PIA islamica inalienabile che non può essere alienata. Per cui pertanto, siccome la moschea, e non è certo soltanto il caso in Turchia, in tutti i paesi a maggioranza musulmana, i, i, le, queste istituzioni sono sopravvissuti all'avvento degli stati moderni. Non spetta all'autorità laica alienare un bene islamico. Quindi si è utilizzato ovviamente, però diciamo, di rispetto a questi tecnicismi legali, io credo che la situazione vada almeno in parte sia vista rispetto appunto alla crisi di consenso del partito di Erdogan in politica interna la perdita delle elezioni, la sconfitta clamorosa e grossa nelle elezioni locali, ma anche diciamo, al ruolo cangiante della Turchia eh, nella, nel panorama diciamo, mediterraneo, se non altro, e avere un po' rotto alcune diciamo, cautele che avevano invece erano un po', avevano avevano avuto una certa uh, continuità dal periodo pre-Erdogan a quello di Erdogan, una certa cautela nella meditazione. Soprattutto nel panorama Iraq, Iran, Siria, dove ci sono interessi considerati vitali. In Però penso che per il momento possa, possa andare bene così. No, no, poi continuiamo perché siamo molto interessati all'aspetto appunto sia di politica interna, ma sia anche eh, diciamo di politica estera che riguarda un po' tutto eh, il quadrante geopolitico in questo momento in fiamme, di cui naturalmente. In definitiva, l'ultimo sultano, essendo anche l'ultimo califfo, è chiaro che può rivendicare in qualche modo una leadership, che naturalmente però è il posto peggiore per rivendicarla, perché Erdogan si trova in quel punto, di, in quell'istmo tra Europa e Asia. Che dovrebbe invece essere proprio la postazione del dialogo e, e comunque, insomma, della dialettica eh, tra Occidente e Oriente. Eh, volevo fare una glossa a quello che eh, ha detto eh, Gennaro riguardo a, questo, a questa contrapposizione spesso equivocata tra ottomanismo, neo-ottomanismo e nazionalismo, e ricordare che prima di Atatürk. Uh, alla metà dell'Ottocento ci fu uh, Abdul Mecid I, il, il, il sultano, che accolse con meraviglia, sorpresa, benevolenza e tolleranza. Estrema, la grande scoperta dei mosaici che furono riportati alla luce dai Fratelli Fossati erano ticinesi durante gli interventi di restauro di cui erano stati incaricati dal sultano. Sì. E ehm, quindi diciamo che anche l'atteggiamento ottomano. Uh, cioè non è semplicemente Atatürk, Atatürk ovviamente uh, risponde a tutta una serie di, di, come dire, di, di esigenze, di stanze eh, che avevano anche a che fare con un ulteriore grande intervento di restauro che è quello dell'americano Thomas Whitmore e lì uh, come sempre la storia è inscindibile la storia dell'archeologia, la storia dell'arte, la storia degli studi, è inscindibile dalla storia eh, che, che è contemporanea a, a, a queste attività, no? Nel senso che Whitmore fa un lavoro immenso, riporta di fatto completa l'opera dei Fratelli Fossati, riporta alla luce eh, Santa Sofia e la fa diventare, se vogliamo, un simbolo, un simbolo culturale, un simbolo letterario, ispira tutta una serie di letterati, di viaggiatori, eccetera. Però non, è, non, non va dimenticato che questo elemento americano, in qualche modo eh, anglo-americano, eh, diciamo, ha un influsso molto forte. Però già prima eh, c'era, da parte eh, diciamo, dell'autorità sultaniale, eh, un grande interesse eh, alla mh, riscoperta proprio del passato bizantino. bizantino. E questa storia della, del passato bizantino, io ho letto tanti commenti che anche qui sono, io sono bizantinista, quindi interessata eh, a questo, del resto Agia Sofia, ah, mh, per chi ci eh, ascolta, eh, sono giuste tutte e due le edizioni, nel senso che io dico Agia Sofia in greco moderno. Uh, e in, invece Gennaro dice: Aia Sofia in turco, uh, ma in, possiamo, possiamo giostrarcela come vogliamo. E, diciamo che quindi eh, c'è una riscoperta del passato bizantino. A partire dall'Ottocento, che eh, coincide con un interesse anche eh, proprio del mondo culturale eh, turco, oltre che internazionale. Eh, e, e diciamo che è un passato comune, perché eh, nel mondo ottomano, comunque la mescolanza, la, la, il metissage, la, la multietnicità. La molteplice appartenenza, come hai già accennato tu a proposito appunto delle, delle componenti ebraiche, delle componenti appunto confessionali di varie, di varie religioni e varie confessioni, è sempre stata eh, in ogni caso una delle caratteristiche proprio del, del mondo ottomano. Ehm, vorrei però tornare un attimo perché forse noi dobbiamo, a chi ci sta ascoltando, eh, come dire... Una, una piccola squadratura del foglio e spiegare appunto come, come funziona sul piano storico, no? nel senso che, eh, come dicevo, la, la prima chiesa di Santa Sofia, che sta vicino all'imperiale, si inaugura nel 360, IV secolo, Costanzo II, figlio di Costantino. L'edificio è distrutto, ricostruito sotto Teodosio II, poi è ridistrutto, poi viene... Uh, re uh, intrapresa la costruzione da, uh, da Giustiniano e c'è l'inaugurazione della basilica nel 537, di cui abbiamo uh, straordinarie descrizioni, in particolare uh, quella di Procopio, ma la cupola, uh, la famosa, grandiosa cupola, crolla e deve essere ricostruita. Varie volte e questa seconda inaugurazione viene celebrata da un altro testimone eh, straordinario che è il poeta Paolo Silenziario. Um, come dicevamo, la decorazione sontuosa, straordinaria, con degli effetti trompe loeil di questi pavimenti policromi, ma questo eh, sarà oggetto della, della successiva lezione, eh, ma, ma va detto che siamo nella raffinatezza. Eh, estrema dell'aniconismo nel senso che le venature naturali dei marmi che ovviamente non sono figurative vengono però eh, diciamo disposte in modo da creare dei trompe che hanno una valenza eh, diciamo mistica fortissima in ogni caso è soltanto dopo la crisi iconoclasta che compaiono i mosaici figurativi cioè eh, a cominciare dalla vergine dell'abside nel 167. Questo perché? Perché noi ci preoccupiamo anche, e questa è una cosa che forse va detta, eh, del destino della, delle opere eh, appunto figurative. Che, eh, eh, come è accaduto in varie eh, basiliche e chiese trasformate o ritrasformate in moschee, mh, eh, saranno coperte. E questo tra l'altro lo vedremo. Eh, lo vedremo oggi stesso a, a Luna, quando vedremo probabilmente uno straordinario afflusso eh, di fedeli alla preghiera alla, per la prima apertura eh, di Santa Sofia eh, Moschea. Eh, questa però è una prassi eh, tardiva, perché risalgono le scialbature, così sono chiamate, cioè queste coperture a calce dei mosaici che appunto poi vengono riscoperti dai fossati risalgono a poco più di un secolo prima eh, la, la, la loro riscoperta cioè ehm, la bellezza e anche la tolleranza eh, diciamo per le immagini aveva caratterizzato eh, la storia eh, della santa sofia eh, turca eh, ottomana chiamiamola così Il, eh, quindi Diciamo che eh, certamente siamo preoccupati eh, di, degli interventi che verranno fatti per coprire eh, queste immagini figurative, anche perché eh, anche i pavimenti, e qui non si capisce bene per quale motivo, eh, sembra che saranno coperti, e anche perché non è semplicemente un fatto interno. C'è anche una dimensione esterna di Santa Sofia. Ora io vorrei ricordare, ma questo naturalmente denaro Gervasio lo sa, che appunto a partire dalla, dallo scandalo della conversione della Santa Sofia di Trebisonda eh, a moschea, che è avvenuto nel febbraio del 2013, e poi appunto mh, vari, come dire, vari passaggi di avvicinamento a questa, eh, a questa iniziativa. Si sono registrati non soltanto il 29 maggio scorso, nell'anniversario quindi sempre della caduta barra conquista di Costantinopoli, che appunto era avvenuta nel, eh, nel 29 maggio del 1453. Erdogan aveva fatto recitare la sura della conquista, cioè un passo del Corano, all'interno del museo di Santa Sofia. Ma ehm, già negli anni precedenti sono stati organizzati. Gruppi di preghiera nei giardini antistanti il Monumento, che sono anch'essi patrimonio dell'umanità dell'UNESCO perché contengono sculture, contengono reperti molto importanti. Quindi eh, vorrei anche eh, segnalare che la mobilitazione che c'è stata, e c'è stata soprattutto tra i miei colleghi, eh, e cioè da, da parte dell'Associazione Internazionale degli Studi Bizantini e delle singole associazioni nazionali, comprese quella turca, ehm, sono eh, anche delle preoccupazioni concrete. Non è semplicemente una preoccupazione ideologica e non è certamente una preoccupazione religiosa, perché qui stiamo parlando della conversione di un museo in un luogo di culto. Eh, stiamo parlando di un, un problema molto pratico e cioè il, eh, il problema della protezione. Del monumento, quella stessa protezione che Mehmet II, come testimoniato da Tursunberg, il suo storico, e come testimoniato da tutte le fonti coeve alla conquista, invece aveva assicurato. Se diciamo che in realtà, giusto per aggiungere qualche piccolo corollario, è, è vero che, eh, diciamo, appunto, giusto anche eh, per, diciamo, per chi ci ascolta ci, ci ascolta uno degli errori che viene riproposto anche ovviamente dalle alcune letture superficiali di equivalere diciamo di fare equiparare ottomanismo con religione islamica diciamo che l'islam era solo una delle caratteristiche ma in realtà che l'ottono fino alla crisi, quindi la metà dell'Ottocento, era, era, era stata in realtà la più potente alternativa al nazionalismo, ma anche a, alle guerre di religione. Non dimentichiamo appunto che, eh, diciamo al, al di là della minoranza greca eh, o comunque ortodossa, c'erano ebrei, c'erano cioè, da, dai, dai profughi, da tutti tutta una serie di, cioè l'apertura ottomana era provvidenziale, più che altro infatti la questione era nazionalista nel rendere invece la Turchia turca e non più, e quindi è questo l'aspetto ed è questa diciamo, la cosa di cui in questo momento disperatamente ha bisogno il governo. Ripeto, da quello che ho letto io sono più esperto di politica araba, però diciamo, la, la questione è che si, era chiaro che il partito di Erdogan era in, in, in grave crisi aveva perso tutti gli ultimi confronti elettorali anche nel, nel, diciamo, nella, nella presa pubblica il presidente è riuscito a utilizzare, a utilizzare il carisma insomma, soprattutto nella crisi covid però in realtà diciamo per poter cercare di risalire, il partito ha deciso di corteggiare temi nazionalisti. E quindi il tema del fatto che diciamo, eh, eh, Istanbul è turca, e quindi solo ai turchi spetta deciderne il, il destino, è un tema di nazionalismo. Ripeto, addirittura la destra di Atatürk, le, le, le sue le critiche erano basate su questo. Però in realtà. Leggendo la, diciamo, appunto, guardando un pochettino uh, cronache della Turchia, non sembra che questa. Mossa di per sé avesse poi entusiasmato tanto l'opinione pubblica, che comunque è fiaccata dal Covid, che come in altri paesi ha diciamo ancora di più esasperato una crisi economica gravissima del il per cui poi, diciamo, la piattaforma, le, diciamo, le promesse eh, di risanare l'economia, che all'inizio sembravano andare bene, però negli ultimi 4-5 anni. Probabilmente per cause strutturali, insomma, non è questo forse, però, in realtà, diciamo, nella perdita di consensi c'è la, la gestione della vita quotidiana eh, che diventava sempre più difficile in tutto ciò, in realtà, come dire, è stata quasi era inevitabile. Però, la reazione della Grecia, la reazione di alcune, diciamo, di alcune cariche internazionali hanno invece rinfocolato quell'orgoglio nazionalista turco che tutti i turchi, turchi posseggono, ed è probabilmente l'eredità più più diciamo mh, duratura di Atatürk Che in realtà sono state proprio le, le reazioni io credo anche un po' fuori dalle righe perché fondamentalmente se si guarda sia alla storia che all'attualità è sicuramente voglio dire, eh, diciamo per esempio il, tutte le, eh, le moschee che sono state e anche le sinagoghe che sono state desecrate o riconvertite dopo la fine dell'impero ottomano in tutti i paesi successori dell'impero ottomano, ivi inclusa la Grecia, sì, sia la dittatura, però non è che la Repubblica si sia comportata meglio e infatti Erdogan ha potuto dire con sprezzo... Voglio sapere quante moschee esistono ad Atene, pur essendoci una presenza di musulmani che certo non sono storici ma sono residenti, ormai è chiaramente molto molto grande e la risposta è imbarazzante è che non ci sono luoghi di culto per musulmani, eh, diciamo, costruiti e che non siano degli scantinati, eccetera. Lo stesso ovviamente se si va a vedere la storia dell'Andalus, eccetera. Avendo detto ciò, però, rimane il fatto che... Credo che anche dal punto di vista internazionale, diciamo, il fatto del coinvolgimento in primo piano nella crisi siriana in quella irachena e adesso addirittura in quella libica dove non dimentichiamo che diciamo, la presenza turca è supportata da Italia, Francia e, e, e dalla Nato, rende in un certo senso, anzi rende chiaramente il, il governo turco, cioè, lo fa sentire diciamo, un po' più empowered, gli dà un po' più mano libera rispetto al fatto che tipo di, diciamo, questo tipo di decisione possa essere minimizzata. Come sempre, purtroppo, a causa della Realpolitik, perché l'impegno turco è necessario altrove. Quando diciamo impegno, si intende impegno dell'esercito, perché l'esercito turco, anch'esso essendo il paese, la Repubblica, in realtà fondata come Repubblica militare, è uno di quelli meglio organizzati e soprattutto che di fatto. Più o meno dalla seconda guerra mondiale, dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, una volta per la questione kurda, poi per l'Iraq, per tutti i suoi problemi di vicinato, è sempre stato all'opera la, la questione di Cipro. Quindi, in realtà, credo che ovviamente, nel, eh, eh, credo che rimanga una questione di politica interna e che forse. Il governo turco ha sottovalutato la reazione internazionale, ma credo che abbia anche fatto i calcoli sul fatto che la Turchia è adesso nella politica mediterranea molto più importante di quanto non fosse dieci anni fa. E quindi però nello stesso tempo mi sembra, adesso vedremo appunto quanti poi cominceranno effettivamente a frequentare Hagia Sofia o Hagia Sofia, però la reazione rispetto ai grossi problemi della, 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 del paese era stata abbastanza tiepida voglio dire tanto più che come prima ricordava Silvia in realtà c'è uno spazio a fianco al, all'attuale museo che sempre già da, da un po' di anni da quando c'è stata un po' la risorgenza dell'islam in Turchia nel, nel, nello spazio pubblico quindi dagli anni 80 in poi che vuol dire circa 35-40 anni c'era uno spazio all'aperto che era già adibito in realtà alla preghiera piccola ma significativo perché confinava con il muro uh, del museo ovviamente è tutt'altro la decisione anche, però insomma da un certo punto di vista non, non ci resta che stare a vedere io credo che non credo che la, cioè, non credo che la, la, la decisione cambierà di molto uh, la, diciamo, la, 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 la situazione politica interna che credo che abbia ben altri uh, problemi per cui anche una politica estera da protagonista della Turchia non è riuscita a far risalire la popolarità del partito che appunto, in ogni, anche nei, negli ultimi, appunto, la citavi Trebisonda, in tutte le, diciamo, le, le ultime situazioni elettorali, è sempre stato sconfitto. Eh, non ci esprimiamo riguardo al nostro maggiore o migliore gradimento di, questa, di questo fatto. Io vorrei riportare l'orologio un momento indietro, come mio compito, alla, alla storia passata. Tu parlavi appunto eh, di questo imbarazzante dato di mancanza di, di moschee eh, a Salonico, a Tessalonica. Eh, ma ehm, io vorrei ricordare un fatto: eh, si parla appunto della conquista turca, eh, dell'atto di violenza originaria della. Però l'unica vera violenza portata a Santa Sofia è stata una violenza per l'appunto confessionale che non è stata islamica, ma è stata cattolica. Nel senso che nel 1204, in occasione della cosiddetta deviazione della Quarta Crociata e del sacco crociato dei cavalieri latini cattolici. A Costantinopoli, Santa Sofia è stata scempiata, cioè tutte le suppellettili che diligentemente il mondo ottomano invece ha conservato eh, sono state quelle che sono state distrutte non soltanto rapinate come i cavalli eh, famosi di San Marco, tutto il tesoro di San Marco, ma proprio pensiamo all'altare all che viene fatto a pezzi perché se lo devono dividere tra loro, pensiamo tutto questo è descritto accuratamente nella, negli annali della storia bizantina. Ehm, nello stesso momento eh, noi eh, sempre gli storici durante appunto la la, la, diciamo, la dominazione latina cattolica della Quarta Crociata a Costantinopoli che dura più di mezzo secolo, eh, noi vediamo i cittadini greci, cristiani di Bisanzio che si eh, schierano e lottano strenuamente accanto ai, ai musulmani eh, per salvaguardare, salvare dalle fiamme la moschea, che, eh, la moschea di Costantinopoli che Invece i latini volevano bruciare. Uh, questo non saprei come dire, io mh, credo che ci sia una continuità storica eh, che, che nasce proprio dal principio della composizione etnica, è un principio romano in qualche modo, che infatti Mehmed II raccoglie quando si eh, proclama eh, sultano. Di Rum, cioè di Roma, batte moneta come, come imperatore romano sostanzialmente. E continua a mantenere questo, questo tutto un insieme diciamo, di, di elementi della romanità che sono stati portati avanti da Bisanzio, ma che continuano in un certo senso nell'impero ottomano, almeno all'inizio, almeno fino a tutto Solimano il Magnifico. E tra questi elementi c'è proprio la tolleranza e la multietnicità che aveva caratterizzato Bisanzio. E anche di nuovo a questo proposito, vorrei dire. Eh, prima Gennaro parlavi del fatto che la presenza stessa, il fatto che Mehmet II sia entrato a Santa Sofia, la destinava per forza di cose al culto islamico, no? questa è una, una regola. Infatti, sappiamo che eh, Umar, quando entra a Gerusalemme, evita di entrare, è però per evitare la come dire, forzata riconsacrazione, conversione al culto islamico. Ma questo lo fa anche Mehmed II, che non solo mantiene la gerarchia eh, cristiana, eh, mantiene il patriarca che è gennaio scolario, mantiene il patriarcato. Ma eh, per evitare che la eh, grande chiesa della Caristos, dove aveva sede il patriarcato, debba essere convertita in moschea, Uh, va a trovare spesso e a parlare di teologia, di filosofia, di politica il patriarca, ma lo fa in una sala esterna proprio per evitare che ci sia questo, uh, questo elemento diciamo, di, di necessità, di costrizione che viene dettato. Allora, tutte queste delicatezze, io non so come dire. Ehm, vanno ricordate perché eh, io non lo so se Erdogan queste cose le sa o non le sa probabilmente chi, sta, chi, lo, chi, lo, chi lo circonda le sa eppure il, la, 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 la dimenticanza l'oblio la, 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 eh, diciamo la scarsa memoria del passato eh, mi hanno molto colpito come storica non tanto mh, nella, nella, nella pubblica opinione turca ma proprio nella pubblica opinione occidentale, occidentale. Cioè c'è questa specie di discorso religioso che non c'entra nulla e che infatti i capi religiosi, diciamoci la verità, eh, non hanno abbracciato perché sia Bartolomeo, patriarca di Costantinopoli, sia Francesco hanno detto che sono tristi. Ma io credo che si debba interpretare questa tristezza nel senso dell'uso improprio eh, della sovrastruttura religiosa per eh, scopi molto, Famili, completamente molto più bassi. Ma io non credo che questo invece sdegno, che sta contrapponendo in qualche modo, eh, anche a livello diciamo scientifico, anche da parte di, di, di storici, di studiosi, Curiosi. questa indignazione, non è questo il punto. Non è non, non, non soltanto non è eh, la religione. Uh, l'elemento significativo anzi direi che proprio non c'entra va tolta uh, dal quadro scordiamocela leviamola di mezzo non è questo uh, ma soprattutto non bisogna dimenticare che uh, per tutta la lunga storia non è stato mai religioso il conflitto se, se conflitto c'è stato e questo credo che sia importante per la Turchia per, la, per questo grande simbolo che è la sapienza, appunto, che tutti dovremmo avere, che soprattutto i governanti, i capi di Stato dovrebbero avere nella, nel, nel loro compito, che è appunto primariamente politico, dovrebbero farlo con sapienza, e dove sapienza significa saggezza, ma significa anche conoscenza eh, del passato, perché appunto, come noi sappiamo. Eh, non c'è niente di nuovo sotto il sole, ma prendendo esempio dal passato, dagli errori del passato, ma anche dalle buone politiche del passato, come quella di Mehmet II, forse se, se Erdogan la tenesse un pochino più presente, il sarebbe in più illuminato il suo potere. Eh, penso a Stalin, penso ci sono stati questi transfert nella storia, no? eh, soprattutto riguardo a Bisanzio, eh, così come, Erdogan ha questa narrazione di se stesso come nuovo sultano, nuovo conquistatore, nuovo Mehmed II, Stalin ce l'aveva con Ivan Grosni, con Ivan il Terribile, tanto che aveva incaricato lui stesso il povero Sergei Eisenstein eh, di girare questo film. Ecco, ehm, Stalin era un tiranno forse ancora più sanguinario eh, di Erdogan, che comunque diciamo non scherza soprattutto nelle sue nel suo atteggiamento verso gli intellettuali, scrittori, giornalisti, professori accademici, di accademici che peraltro, se posso dire, hanno un coraggio che ce l'avesse avuto l'Accademia italiana, diciamo, durante il periodo eh, in cui eh, ha conosciuto una dittatura non simile a quella di Erdogan, forse più simile a quella di Atatürk. Sono i turchi che hanno hanno molto coraggio, devo dire, in, in questo. Eh, però appunto eh, per quanto forse ancora più sanguinario Stalin aveva una conoscenza molto buona del passato bizantino. Quindi forse bisognerebbe dire Erdogan eh, non tanto di essere democratico, tanto non può esserlo, ma di cercare di prendere mh, Esempio dagli altri dittatori della storia, cercare di farsi un pochino più di cultura del passato di quanta non ne stiamo mostrando adesso. E soprattutto di prendere esempio dai veri califi e sultani, i quali, tranne qualche caso, non avevano nessun bisogno di, diciamo, di dimostrare l'islamicità perché non gli interessava. Infatti, perciò, ci è tenuto a precisare quella di Aia Sofia o Aia Sofia è una questione nazionalista e non religiosa come viene purtroppo rappresentata soprattutto da parte tra virgolette nostra perché in realtà diciamo l'atteggiamento che ricevi tu dei, 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 dei sultani califfi è stato completamente diverso e non è certo stato quello là di, in generale di imporre perciò è semplicemente un, un, un momento in cui quando c'è crisi interna di solito che cosa fanno i governanti autoritari Cercano di rinfocolare in qualche modo, quindi anche creare il conflitto. Perciò dicevo che un certo tipo di dichiarazioni da parte della Grecia, forse inevitabili, quelle sì che hanno giocato a favore di Erdogan, proprio per distrarre l'opinione pubblica dalla crisi interna, creando di nuovo lo spauracchio del nemico esterno. E quindi l'unico turco non può che fidarsi di un turco. I vecchi detti di Atatürk sono tornati alla moda. Ed era ovviamente, erano stati detti la prima, dopo la Prima Guerra Mondiale dove ovviamente le potenze eh, coloniali più Italia e Grecia volevano spartirsi eh, la, la penisola, quindi erano tut, tutt'altro che giustificati, molto meno adesso. Però l'idea che ci siano ingerenze straniere è da sempre quella molla che fa scattare questi sentimenti nazionalisti. Quindi da questo punto di vista occorre un po' più... Eh, diciamo di attenzione e di furbizia, visto che diciamo, la leadership turca non l'ha avuta anche in una lettura completamente errata eh, del, del passato, che è tutt'altro che un passato di imposizioni religiose, anzi, diciamo ben altro. E per concludere, forse eh, io potrei da bizantinista eh, consigliare a chi è interessato dei nostri eh, possibili ascoltatori. Di guardare sul sito dell'AIEB, a I, e, b come Bologna, cioè dell'Associazione Internazionale di Studi Bizantini. le lettere aperte a Erdogan che sono state mandate dai comitati dei vari paesi. È molto istruttivo proprio per, vedere, per capire l'atteggiamento dei diversi, di, di, diciamo diversi paesi, delle diverse intelligenze, delle diverse atmosfere diciamo, culturali e politiche dei paesi, eh, vedere eh, come si rivolgono a Erdogan e che cosa gli rimproverano. È molto importante capire che cosa va veramente rimproverato Erdogan, perché non vogliamo dire che non gli vada rimproverato niente, questo per carità di Dio, no, no. ma non bisogna rimproverargli le cose sbagliate perché questo è eh, qualcosa che ci danneggia, danneggia noi, danneggia l'Islam e danneggia il nostro futuro, alla fine, se sei d'accordo. Sì, sicuramente, cioè, è proprio così. <ride> Bene, forse possiamo considerare conclusa la nostra eh, chiacchierata e, e salutare e ricordare che la prossima sarà tra due storici dell'arte e quindi sarà ancora eh, più forse interessante perché ci racconterà davvero nei dettagli qual è il patrimonio artistico che dobbiamo a partire da domani a Luna eh, cercare. Eh, di di proteggere. Con, con la folla degli oranti, che peraltro c'è stata abbondante per molti secoli e mh, durante il periodo ottomano non ha distrutto nulla. Grazie. Grazie, grazie.